Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilbe e sono qui oggi a portarvi un video secondo me molto interessante perché andremo a vedere quella che è un'azione che tendenzialmente secondo me potrebbe portare nei prossimi 5-10 anni ottimi profitti. Detto questo andiamo subito a parlare di Fortinet. Prima di partire però vi ricordo cortesemente di lasciare 100 like sotto questo video qua e vi porterò un'altra analisi nei prossimi giorni su un'azione farmaceutica, ragazzi miei, che è da paura. Vi porto Fortinet perché ho deciso di iniziare ad investirci. Per chi non sapesse in che settore operi Fortinet, vi ho presentato questa schermata qua, ovvero la spiegazione della cyber security. La cyber security ha l'obiettivo di proteggere il cyberspazio dai cyberattacchi. Sostanzialmente, Fortinet offre dei software che permettono alle aziende di essere protette dagli attacchi informatici, essendo che tendenzialmente io ho un portafoglio molto incentrato al tech, ho pensato che effettivamente questo settore qua mi mancasse ed è per questo che ho deciso, non vi dirò l'importo, ma ho deciso nei prossimi giorni di iniziare a prendere la posizione in Fortinet. Ho infatti completato il modello che mi permette di calcolare quello che secondo me sarà il prezzo di Fortinet fra 5 anni e come potete vedere, ragazzi miei, guardate che crescita. Vi aumento un po' la percentuale così potete vedere bene. Come potete vedere negli ultimi 5 anni i ricavi sono cresciuti a dei ritmi spaventosi, sono cresciuti del 113% in 5 anni, i costi del 78, quindi molto bene. Infatti, come potete vedere, il gross margine è aumentato tantissimo, è passato dall'1,4% al 17,6%, quindi ottimi ottimi risultati. Gli utili, non ve lo sto manco a dire, sono cresciuti del 2607% in 5 anni. Il free cash flow è aumentato del 186%. Gli utili per azioni sono aumentati del 3640%. E il patrimonio netto, che ragazzi miei, io tengo sempre sott'occhio, è aumentato del 74%. Per quanto riguarda la situazione attuale, Fortinet ha un PE di 55%. E sostanzialmente è un PE molto alto, però andiamo a vedere qual è la stima mia e insieme a quella di altri analisti di crescita per Fortinet per i prossimi 5 anni. Sostanzialmente Yahoo stima una crescita annua del 19,24%, io stimo una crescita del 36% che è molto più azzardata, ma diciamo che alla fine la media sostanzialmente si avvicina più alla stima di Yahoo. Però io stimo una crescita del 36% e Zacks, gli analisti di Zacks stimano una crescita del 14%. Possiamo vedere come sostanzialmente una crescita del 23% sia abbastanza concorde con il PE attuale di Fortinet. Sostanzialmente però penso che il PE di Fortinet per i prossimi 5 anni sarà all'incirca, sostanzialmente se mantiene questi ritmi di crescita, intorno al 52%. Come potete vedere, il mio prezzo stima per i prossimi 5 anni sarà all'incirca intorno ai 400, che ai prezzi attuali significherebbe, andiamo a vedere un attimo il calcolo, andiamo un po' a stimarlo, sarebbe un rialzo del, andiamo a 401, sarebbe un rialzo del 171%, che ragazzi miei, in 5 anni sarebbe tantissima roba. Andiamo a vedere però quella che è un po' la salute finanziaria dell'azienda. Come potete vedere, i rapporti che utilizzo io sono il current ratio, che cioè è il rapporto semplicemente tra attività correnti e passività correnti, e un rapporto dell'1,45% è molto molto alto. Un altro rapporto che utilizzo è il rapporto che c'è tra debiti e l'asset, quindi semplicemente il totale delle passività fratto il totale degli asset. Un altro rapporto che utilizzo è il rapporto che c'è tra debiti e equity. E un rapporto di 4 è molto molto alto, però per un'azienda in crescita ci sta che il patrimonio netto non sia così elevato, sostanzialmente perché non accantona gli utili, tendenzialmente li reinveste tutti, quindi non è che vada ad aumentare così tanto il patrimonio netto, però comunque un ritmo del, diciamo, 15% annuo di aumento dell'equity è un buon ritmo. Come vi dicevo, il PEG non è buonissimo perché la stima di crescita è del 23%, però un PE di 55 è molto alto. Il top sarebbe acquistare un'azienda che cresce del 23%, magari a un PE di 40-45. Quindi quello che vi consiglio io è magari cercare, sostanzialmente io ho segnato questi prezzi di entrata che secondo me sono molto buoni. Ad esempio, un buonissimo prezzo di entrata sarebbe intorno ai 136, secondo me, che potrebbe, diciamo, andare a colmare
questo forte rialzo qua. Un'altra buona entrata sarebbe intorno ai 131 e ovviamente poi vabbè, quelle a 111-123 sarebbero due entrate che potenzialmente sarebbero ottime perché garantirebbero un rialzo molto più del 170% in 5 anni. Un'altra cosa che mi ha fatto molto piacere è questo accordo qua che prevede che Fortinet garantisca per la cyber security del settore di Amazon, quello dedicato alle web services, e secondo me è tanta roba. Già il fatto che un'azienda come Amazon si rivolga a Fortinet, che tra l'altro ragazzi non capitalizza manco troppo perché Fortinet non è ancora così grande, e il fatto che si rivolga a un'azienda come Fortinet mi fa particolarmente piacere. Come vedete, Fortinet capitalizza poi 24 miliardi, alla fine è una mid cap praticamente. Quindi secondo me è un bell'accordo. Detto questo, potete vedere come sia abbastanza geograficamente diversificata Fortinet, perché adesso ve lo ingrandisco, ma potete vedere come il 37% dei ricavi li faccia tra Europa, Medio Oriente e Africa, il 32% dagli Stati Uniti e il 19% invece del settore dell'Asia che è rivolto sul Pacifico. Quindi, secondo me, tanta roba. Un'altra cosa che mi piace veramente tanto è il fatto che tra i top shareholders, cioè gli azionisti, ci sia Renaissance Technologies che è un, ragazzi miei, un top hedge fund. Quindi abbiamo una sicurezza in più di fare, secondo me, un buon investimento. Come vi dico sempre, più le prendete a prezzi bassi e ovviamente più si riduce il rischio. Quindi ragazzi miei, secondo me, secondo i miei calcoli, entrare già ora è una buona entrata perché ovviamente sempre secondo i miei calcoli abbiamo un margine di sicurezza del 40% per fare un rendimento del 10% annuo. Sostanzialmente io compro aziende solamente se, secondo appunto i miei calcoli, mi permettono di fare un guadagno di circa il 10% annuo e mi garantiscono anche un margine di sicurezza del 20%. Quindi sostanzialmente è all'incirca di fare un'ottantina per cento di profitto per i prossimi 5 anni. Quindi diciamo che un'azienda che secondo i miei calcoli mi permette di fare un 170% in 5 anni, sostanzialmente, anche mi sbagliassi di un 50%, avrei comunque praticamente il mio profitto che vorrei, quindi un 80% di profitto. Quindi, secondo me, Fortinet è un ottimo investimento. Detto questo, ragazzi miei, queste sono le mie valutazioni. Ovviamente non dovete basarvi solo su questo, però, ragazzi miei, guardate la crescita di Fortinet. Diciamo che Fortinet è un gran cavallo che corre in un settore dove tutti crescono e crescono a ritmi molto elevati. Guardate la crescita dei ricavi. Nel 2016 fatturava 1 miliardo e 2, adesso fattura 2 miliardi, ragazzi miei, una crescita del 100% in praticamente 4 anni. Guardate ragazzi, 26%, 17%, 20%, 19%. Guardate anche quanto investe in ricerca e sviluppo, è un costante aumento, è sempre aumentato l'investimento in ricerca e sviluppo. Guardate anche l'utile pre-tasse, quanto è aumentato. Io sostanzialmente guardo sempre di più l'utile per le tasse perché è quello che secondo me è meno manipolabile. Detto questo, ragazzi miei, vi ricordo che se avete piacere di farmi qualche domanda potete farlo o qua sotto nei commenti o ovviamente se sono domande più specifiche potete farmele sulla mail, però quella è una sezione riservata agli abbonati. Detto questo, io spero che questo video qua vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento e niente, ragazzi, ci becchiamo al prossimo video.